più chiamare ente nazionale idrocarburi, non è un ente, non è un nazionale, è in mano ai fondi americani per il 70%, comprano con i tuoi soldi e i miei soldi due centrali nucleari di Chernobyl degli anni 70 in Slovacchia, ma stiamo scherzando, commerciano l'energia come il latte, la stessa cosa. Allora facciamo buchi a 5.000 metri procurando anche dei terremoti, caro mio, perché vai a vedere gli specialisti, quando buchi e fai 50.000 buchi e butti giù liquidi a 5.000 metri succede qualcosa. Beh, perché? Perché compriamo il gas d'estate che costa meno, lo stocchiamo a 5.000 metri e lo rivendiamo in Europa d'inverno che costa di più, cioè facciamo da serbatoio e migliaia di persone non sanno nulla di quello che succede. L'energia ce la scambiamo così, la compriamo di notte dal nucleare francese perché la svende, la trasformiamo di giorno con le pompe idroelettriche, la vendiamo al doppio agli italiani. Ma stiamo scherzando, ma basta, l'energia non la puoi lasciare in mano a questi parassiti, deve essere di Stato, in mano dei cittadini trasparenti. La rete che cambia è la rete, non sono né io né il movimento né niente, è la trasparenza e l'eliminazione dell'intermediazione che è la rete. La mia domanda era proprio questa, senti Giulio, posso fare una domanda? Sì. Questa disfatta di vent'anni di non produttività italiana, di non produttività italiana, e anche diciamo ci guadagnano nei paesi limitrofi, la Svizzera, l'Austria, la Germania, in qualche modo dovrebbero ringraziare a Berlusconi, no? Assolutamente, è venuto a fare la spesa, qua ormai c'è lo shopping, arrivano e si comprano tutto, si sono comprati delle aziende, che io sono del Genova, mio padre lavorava e sforniva l'Italsid, si sono comprati l'ansaldo nucleare, il nuovo pignone, noi facevamo delle pompe, il nuovo pignone, che erano le prime nel mondo, avevamo delle eccellenze, l'auto, avevamo i migliori ingegneri del mondo della automobili, i migliori ingegneri edili, i migliori progettisti, design, ci siamo disintegrati tutto, non c'è più l'industria qua, non c'è più. No, l'acciaio che l'80% dell'Ilva produceva per il mercato interno, ma come fai a fare l'acciaio? O lo proteggi dai cinesi, che il cinese lo fa a metà prezzo, o lo proteggi mettendo dei dazi, quello che io dico, perché la Cina è entrata nel WTO con 22 accordi, non ne ha rispettato uno. Allora io devo rispettare gli accordi invece che la Cina venga qua con scivoli, sì, perché ha comprato il 10% del mio debito e Monti gli ha detto beh compra un po' di nostri debiti, facciamo degli scivoli. È così, si scambiano la vita delle persone, cioè il mercato deve vivere e le persone devono morire. Se lei si medesimasse in uno straniero che magari ama l'Italia, sa anche parlare la lingua, ci viene in vacanza, che cosa pensa lui al momento dell'Italia? Io guarda, stando a quello che dicono le televisioni straniere, hanno forse una visione più obiettiva di quello che succede e dicono tutti, guardate che questo è un paese magnifico. Questo, mandate via questi cialtroni, ed è un paese magnifico e io sono convinto perché le persone per bene ci sono, le persone valide ci sono, abbiamo delle realtà che sono straordinarie, il cibo, pensa solo al cibo, il clima, l'arte, il turismo, ma non c'è un paese così. Mandi via i cialtroni, metti delle persone per bene, oneste, che guadagnano uno stipendio normale, che sia tutto in trasparenza, ma è meraviglioso, ma quello che hanno fatto in Sicilia questi 15 ragazzi non è meraviglioso. Hanno preso il loro stipendio, 75%, fanno microcredito a piccola e media impresa. Con i loro soldi, l'hanno fatto, ma non li gestiscono, l'hanno messo dentro al bilancio della regione, la regione loro controllano e quando c'è il microcredito fanno microcredito alla piccola e media impresa con i loro soldi. E perché non viene fuori una notizia così? Quello che vogliamo fare noi. Noi abbiamo bisogno di sentirci un po' voi in Svizzera, cazzo in Svizzera, però qualsiasi decisione alla fine chi la prende? Il cittadino svizzero, non il Parlamento. Avete dei parlamentari che non sapete neanche chi sono, ruotano, il presidente ruota, ogni due anni cambia, non sapete neanche chi, non vi interessa neanche sapere, non andate neanche a votare, andate a votare meno di noi, perché sapete benissimo che l'ultima parola la dite voi con un referendum propositivo senza cuore. Decidete di aumentarvi le tasse, di aumentarvi i prezzi nei supermercati, di aumentare l'IVA o di aumentare l'energia per farvi il traforo del saldo cane, l'avete fatto, avete trovato i soldi, l'avete fatto. Togliete i camion e siete disposti a pagare di più le merci perché devono transitare su ferrovie, costa di più e vi siete aumentati i prezzi nei supermercati. Ma l'avete deciso voi. E allora perché non si può tentare? Non siamo svizzeri. Ma è un paese piccolo, no? Vabbè, però noi siamo realtà piccole, sai, noi siamo una città, una nazione ricca abitata da poveracci ormai, ma guarda, ormai siamo così, ogni realtà, ogni regione è una realtà diversa.
Io sarei per, sono decisioni poi fatte, dovrebbero essere prese da un referendum, fare 5 regioni, 6 regioni, 8 regioni, non lo so, però ogni realtà deve avere la sua storia, la sua cosa, per me è come tanti cantoni svizzeri in Italia, solo che avete una cultura di 100 anni voi su quelle cose lì. Vabbè, voi di 2000 in più. Sì, no, una cultura dico di politica, in questo senso dei referendum di 150 anni, noi non sappiamo neanche cosa sia. E quando abbiamo applicato il referendum in Val d'Aosta, che c'è statuto speciale, possono farlo, propositivo, siamo andati lì, c'era il quorum del 50%, l'abbiamo superato, l'inceneritore che volevano fare dentro la Val d'Aosta, l'hanno fatto, perché la gente ha deciso. L'ultima domanda, Alfonso è il vostro capolista in Toscana, che cosa lo augura se lui entrasse in Montecitorio? Che cosa gli augura se lui entra in Montecitorio, no? Come capolista della Toscana? Sì, io non lo so cosa posso augurare, perché il pensiero comune che vanno a fare i parlamentari, ma il pensiero comune è loro, andranno lì con uno stipendio normale. Non deve neanche essere molto basso, perché lui deve lasciare il suo lavoro, lo lascerà, avrà dei sostituti, guarda, per due legislature, quindi prenderà 2.500, 3.000 euro al mese, voglio dire, non è una cosa, è da farsi il mazzo veramente, con delle grosse responsabilità che avrà verso chi l'ha mandato lì, perché noi saremo sempre, sarà sempre sotto osservazione, è questa la bellezza. Beppe.